Bene ragazzi, io sono Martex, bentornati su una nuova video di Fortnite. Oggi andiamo a completare velocemente la prima challenge della settimana 6. Si tratta di una missione abbastanza facile. Siccome le missioni devono ancora uscire, mi butto sul parco giochi e vi mostro come effettuarla. Prima di iniziare però andiamo sul nostro armadietto, sezione emote, clicchiamo sui giocattoli e selezioniamo il disco di ghiaccio. Lo mettiamo prima di tutte le altre emote, così non dovremo impazzire per cercarlo. E fatto questo ci buttiamo in gioco. Allora, siccome la missione ci dice di far scivolare questo disco di ghiaccio oltre i 150 metri in un singolo lancio, io mi butterei in un punto bello alto della mappa. Quindi o andrei sul castello di Picco Polare oppure su una montagna altrettanto alta, ad esempio questa qui dove ci sono tutti questi alberi a cerchio, proprio questa. Provo ad andare lì sopra e se non basta andrò sul castello di Picco Polare. Quindi vi consiglio anche questa location, ragazzi. Allora mi butto lì sopra e provo a lanciare il mio disco di ghiaccio nel vuoto. Vediamo quanti metri riusciamo a fare. Ok. Prima emote, disco di ghiaccio. Proviamo. Vediamo. Ok. È andato ben lontano, 232 metri ragazzi, quindi in questo caso la missione è stata completata. Come avete potuto ben notare ragazzi, si tratta di una missione veramente facile. Basta che troviate un posto ben alto, selezionate la vostra emote, quindi il vostro disco di ghiaccio, e lanciate. Se avrete un po' di fortuna, il vostro disco scivolerà dappertutto e riuscirete a superare i 150 metri. 211 metri nuovamente. Io spero che come sempre questo video vi sia stato d'aiuto ragazzi. Se così fosse vi invito a lasciare un bel like, condividerlo con tutti i vostri amici affinché sappiano anche loro come completare questa missione. Ricordatevi che se volete potete supportarmi all'interno dello shop con il codice GKRMartex nell'evento supporto un creatore. Noi ci becchiamo nelle prossime video di questo pass battaglia settimana 6. Un salutone da Martex. See ya brothers.